Interessante conferenza oggi pomeriggio al Club Democratico di Piazza Barone Guzzardi ad Adrano, una conferenza dal titolo La monetazione ad Adrano. Si parla della moneta che Adrano batteva intorno al 300 avanti Cristo. Relatore dell'incontro è stato il professor Giuseppe Guzzetta, già docente di numismatica antica dell'Università degli Studi di Catania. L'incontro è stato organizzato dall'Associazione Sicilia Antica in collaborazione con il Club Democratico. Tra gli interventi e i saluti iniziali, quelli del dottor Nicolò Daniello, presidente del Club Democratico di Adrano, di Vincenzo Neri, presidente di Sicilia Antica della sede di Adrano, di esponenti dell'amministrazione comunale di Adrano e anche dell'archeologo, la dottoressa Agata Vicari. Ma sentiamo l'intervista che abbiamo raccolto con il professor Guzzetta. Tutta la monetazione di Adrano si articola e si svolge durante il IV secolo avanti Cristo. Non dimentichiamo che Adrano fu fondata nel 399 avanti Cristo da Dionisio I di Siracusa, e quindi la monetazione naturalmente della città greca di Adrano si deve svolgere prima di Cristo e in un arco di tempo, si svolse in un arco di tempo molto limitato, forse 50-60 anni al massimo, nel corso appunto del IV secolo avanti Cristo. Ecco, in base alle notizie storiche possiamo dire dunque che Adrano in quel periodo era una città ricca, fiorente? La città era ricca e fiorente, come fra l'altro testimonia una rarissima moneta che Adrano batté in unione con una città vicina che era Pia Cosso, dicevo, una moneta rarissima. Purtroppo il territorio di Adrano, città, ha restituito poche monete, e da queste poche non siamo in grado di, come dire, di avere testimonianze certe e abbondanti della sua floridezza. D'altra parte anche le fonti scritte sono molto avare di notizie, a parte la fondazione e qualche altro episodio, veramente le notizie a nostra disposizione sono pochissime, appena tre. Quali? Ma una relativa alla fondazione, appunto, come dicevo prima, al 400-399 avanti Cristo. La seconda si riferisce all'epoca del condottiero corinzio Timoleonte, che appena arrivato in Sicilia viene invitato da una fazione degli adraniti a prendere possesso della città. L'altra fazione invece parteggiava per il tiranno di Siracusa, Iceta. E l'ultima notizia di cui disponiamo dalle fonti scritte è relativa ad Adrano in età tardo repubblicana romana, cioè la notizia che Adrano era una città stipendiaria, cioè che pagava una sorta di tributo, anzi un tributo vero e proprio a Roma, e quindi non aveva diritto di battere moneta.